Eccoci ragazzi, a un nuovo video, a una nuova premiazione, che in questo caso non è proprio una premiazione. Sto parlando di una classifica per peggiore, appunto. Non è mai bello dare per peggiore un gioco a cui sono stati dati ore di lavoro, sudore, fatica, dedizione, in cui c'è una passione che è negli sviluppatori. E io sono qui per dire che è brutto. È brutto quello che faccio io. Mi dispiace farlo. Ecco perché, diciamo, sto in colpa. Fortunatamente questo gioco non è un gioco che ha fatto fallire una casa editrice, come l'Atari, per esempio, e T-Telefono Hansa. Questo gioco è capo di una trilogia. Una trilogia fantastica, di strategia, bellissima. Ho avuto in totale tutti e tre questi giochi. Fantastici. Passiamo al gioco. Il premio per peggiore strategia di guerra Age of Empires 3, gioco ambientato nella guerra di indipendenza in America. Perché questo gioco non mi piace? Non sta nulla nel titolo. Age of Empires, non c'è un empire. Praticamente io sono capo di una colonia. La città madre sta a Parigi, in Gran Bretagna, in altri posti. Ma io comando una colonia. I scenari sono davvero piccoli, stretti. E alla fine, dopo che crei un piccolo esercito di 50 persone e vai a scontrarti contro i capi indiani, e più o meno combatti solo contro quelli, non hai più nulla da fare. Finisce lì. Hai un livello della tua città madre, ma puoi tenere solo a quello, non alla partita che tu stai facendo, magari vincendo o avendo un monte di successo. Non l'avrai mai successo, perché rimarrai sempre nella solita città madre. Non cambierai mai, non proverai mai la sensazione di dire: io l'ho vinta. No. Mi dispiace.